Questa è la chiesa di San Marco oggi, dentro questa piazza, lo puoi anche apparire chi se ne frega. Quindi così chi è vissuto dopo gli anni 30 è abituato a vederla, incassata stranamente un po' più bassa del livello. Questo quadro mostra com'era quando c'erano i navigli, vedete che in realtà era più alta del naviglio. Sì. E lì dove adesso c'è quel palazzo c'era un ponte, perché in quella via lì passava il naviglio. Questa chiesa è stata costruita, questo non c'entrano gli umiliati, questa chiesa è stata costruita secondo la tradizione. Perché si chiama San Marco? Perché Venezia ha dato una mano a Milano quando c'è stata l'invasione del Barbarossa, allora per premiarla avrebbero chiamato questa chiesa San Marco. In realtà, se uno va a vedere le carte, prima del 1254 non c'è nulla che dica che esista, di certo che dica che esista questa chiesa, però poi non è detto che le carte prima siano state perse. E quello che vediamo oggi è in gran parte una trasformazione fatta nel secolo XVI-XVII, quando è diventata casa generalizia dell'ordine agostiniano. In quel periodo questa chiesa è diventata la chiesa più grande di Milano dopo il Duomo. Questo dimostra che non è proprio una chiesa secondaria. Nel XVII-XVIII secolo, un po' di gossip, Mozart ci ha vissuto per 3 mesi nella canonica. Una cosa che pochi sanno è che si parla tanto di Beethoven, di Mozart, dei grandi compositori di quel periodo, però allora non c'era il diritto d'autore. Pochi sanno che probabilmente quei grandi compositori hanno stracopiato e copiato e sicuramente imparato dai grandi musicisti italiani, che sono ignorati in quel periodo perché scrivevano, ma a volte non potevano neanche mettere il nome. Invece questi qua hanno potuto mettere il nome, e quindi, ma non è tutta farina del loro sacco. Sulla facciata c'è poi stato il restauro del 1871, se qualcuno di voi passa da piazza Maciachini, credo che sia lo stesso Carlo Maciachini che ha fatto il restauro qua. Quanto all'interno, è fatto a croce latina, cioè con una croce così, però io volutamente oggi non ci entro. Primo perché non so se mi fanno riprendere, in secondo luogo perché il giro che facciamo è abbastanza pesante.